Presenta con questo destro di Stojković il capitano, palla di poco al lato. Poi al dodicesimo l'episodio decisivo del primo tempo. Mijatović, buon lavoro sulla fascia destra. Il cross in aria sfiora Stanković, che in uscita forse sfiora il pallone. Poi Jeremis non riesce a salvare sulla linea. Gol attribuito a Stanković. E rivediamo, vedete la palla impatta sul ginocchio di Köpke. Poi Jeremis, il palo, la palla sul petto, poi in fondo alla rete, ma il gol viene attribuito a Stanković. Al ventesimo questa punizione di Andy Möller che sfiora la traversa. Poi al ventisettesimo ancora la Jugoslavia con questa conclusione di Petrovic, non trattiene Köpke, poi libera Köhler. Jugoslavia più incisiva rispetto alla Germania. Ancora Jugoslavia al 33esimo, il bell'assist di Stojković per Kovacevic. Posizione regolare, palla gol non sfruttata. Al 41esimo comunque ancora la Jugoslavia con il tiro di Jugovic bloccato a terra da Köpke. E nel finale di primo tempo l'unica occasione vera per la Germania, questa di Klinsmann, si gira in area ma non riesce a trovare il varco giusto. Petrovic, il cross in area, sfiora Stanković, tocca anche Köpke, non riesce a salvare sulla linea Jeremis, Jugoslavia in vantaggio. Gol da attribuire a metà tra Stanković e Mijatović che aveva operato il cross, però vedete forse tocca anche Jeremis. Comunque andiamo avanti nella ripresa. C'è questa conclusione, poi il gol di Stojković dopo il clamoroso errore di Köpke, quindi raddoppia la Jugoslavia. Il cross di Kovacevic, il clamoroso errore di Köpke e il raddoppio di Stojković. Partita che sembra chiusa in favore della Jugoslavia, invece la Germania raddrizza l'incontro. Qui abbiamo visto un tiro di Birov che non impensierisce Krali. Poi al 28esimo la punizione di Tarnat e la sfortunata deviazione di Mijajlovic che mette fuori causa Krali. Ed è il gol del 2-1 per la Germania che riapre la partita. Rivediamo ancora la sfortunata deviazione di Mijajlovic. Al 32esimo qui Kirsten, una deviazione di Komljenovic, gli nega il gol da calcio d'angolo. Il colpo di testa di Birov, la palla sulla traversa, sfortunato Birov. Comunque buono il salvataggio di Krali anche se aiutato dalla traversa. Ma ancora la Germania che insiste. Al 34esimo il pareggio di Oliver Birov, primo gol al campionato del mondo. Partita dunque che si riapre del tutto, finale incandescente poi come vedremo. Questa è un'azione di Jeremis e a terra vediamo anche Klinsmann che era caduto dopo aver subito una pallonata in barriera sul calcio di punizione di Mijajlovic. Vediamo, viene soccorso anche da Krali, dal portiere della Jugoslavia. Qui Jeremis che viene invece calmato da Bertie Fuchs dopo le scintille con Mijajlovic.